Un traguardo molto importante è stata la creazione di una squadra di calcio tutta femminile. Come è nato questo progetto? Sì, l'estate scorsa ci si è presentata l'occasione, per varie vicissitudini legate ad altre scuole calcio, di iniziare questa avventura in cui noi avevamo sempre creduto. E abbiamo colto questa occasione al volo e ci abbiamo dedicato tantissimo tempo, impegno e anche risorse economiche. E adesso sembra che i risultati ci stiano dando ragione al nostro lavoro. C'è anche un'affiliazione con la Parma Calcio? Sì, è un'affiliazione che noi avevamo già col settore maschile e l'abbiamo ampliata col femminile. E siamo molto soddisfatti perché intanto lo staff del Parma Calcio ci sta molto vicino, è sempre presente. E poi abbiamo avuto anche delle soddisfazioni perché qualche nostra ragazzina sta andando a Parma a fare dei provini e molto probabilmente verrà presa dal Parma. Al momento quante squadre sono presenti nella vostra associazione? Allora, siamo partiti la stagione scorsa con due squadre, un under 12 e una under 15. Quest'anno, anche grazie al lavoro dei miei collaboratori, molto probabilmente faremo quattro squadre, un under 10, un under 12, un under 15 e una eccellenza femminile, che sarebbe la prima squadra. Per le ragazze che fossero interessate, com'è possibile iscriversi? Allora, basta presentarsi presso la nostra struttura in via Fanella, in segreteria, vi accoglierà il nostro segretario Franco, che è presente il lunedì, il mercoledì e il venerdì al pomeriggio e il sabato mattina. E poi lui sbrigherà tutte le pratiche del caso. E non può mancare anche il supporto dell'assessore allo sport. Cosa ne pensa di questo nuovo progetto? Beh, è una bellissima realtà che ho imparato a conoscere anche meglio in queste settimane, ma in città già si sapeva dei progetti che portava avanti appunto il calcio femminile a Fano. Io è con molto piacere che sono qui oggi a constatare anche il numero delle ragazze che partecipano a questo campionato e anche ai corsi della scuola calcio. Io stesso facevo calcio in questa realtà 30 anni fa e il calcio femminile era appena all'inizio, invece oggi dopo tanti anni è una bellissima realtà sportiva in Italia, nel mondo, è diventato uno sport affermato ed è molto bello vedere le ragazze fanesi che lo partecipano e quindi dobbiamo dare tutto il nostro sostegno possibile, sperando anche di vederle un giorno giocare non troppo tardi allo stadio Mancini, quindi ci adopereremo in questo impegno che non è una promessa ma è un impegno per dare valore a questo movimento.